Intanto buongiorno, siamo con Sua Eminenza il Cardinale José Saraiva Martins, la ringraziamo per questo incontro, per averci insomma, concesso l'intervista. Eminenza, lei è stato prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi dal 98 al 2008. In questi 10 anni lei ha affrontato in profondità il concetto di santità. Intanto cosa significa? Cos'è la santità e se si può essere ancora santi nel 2013, soprattutto per i giovani? La santità non è qualcosa di straordinario, ma è qualcosa che è imposta a tutti i cristiani, a tutti i credenti. Tutti hanno l'obbligo di essere santi. Non è un lusso di pochi, un privilegio di alcuni, ma un'esigenza fondamentale di tutti i battezzati. Tutti possono e devono essere santi. La vocazione alla santità è universale, come dice molto bene ripetutamente il Concilio Vaticano II. Domandare a un bambino, tu vuoi essere battezzato, equivale a domandare, tu vuoi essere santo? Così diceva Giovanni Paolo II. Per dire, cos'è la santità? È niente, né più né meno che il Vangelo vissuto in profondità, in tutte le sue conseguenze, nella ferita della nostra vita quotidiana. Tra le tante cause di beatificazione e di canonizzazione che lei ha seguito in questi anni come prefetto, ce n'è una in particolare che è legata con grande affetto alla diocesi di Reggio Emilia e Guastalla, la mia diocesi, ed è la causa di beatificazione di Rolando Rivi. Rolando Rivi, il seminarista ucciso dai partigiani nel 1945 in Odium Fidei. Il 5 ottobre prossimo, nel 2013, a Modena ci sarà appunto verrà proclamato beato. Ecco, che ricordi ha di questa, diciamo, di questa causa? E secondo lei, una figura di Rolando Rivi può essere un esempio per tutti i giovani di oggi che in un certo modo sono alla ricerca di Dio e anche di un senso della vita? È una causa che a me mi ha colpito sempre molto, perché dagli atti di quel processo di beatificazione viene fuori che questo ragazzo, questo seminarista, ha praticato veramente le virtù in grado eroico, nonostante l'età. Io ho ammirato molto, per esempio, la sua fede, una fede viva, vissuta, concreta, esistenziale. Poi io ho ammirato anche in questo candidato alla beatificazione la sua eroicità. È stato trattato malissimo dai comunisti, lo hanno rapito prima di tutto e lo hanno portato nella loro sede e qui lo hanno spogliato, lo hanno insultato, lo hanno percosso, lo hanno schiaffeggiato, poi lo hanno portato in un bosco e l'hanno scavato la fossa. E con due colpi di rivoltella, uno al cuore e un altro alla fronte, lo hanno ucciso. E mentre scavavano la fossa, lui, probabilissimamente, così possiamo dire dagli atti, era là in ginocchio pregando. Quindi un'eroicità incredibile. È una prova in più che veramente i bambini, i ragazzi, possano anch'essi praticare le virtù in grado eroico. Ma a me ha colpito anche in questo caso di Rolando Rivi la sua devozione, per esempio, alla Madonna. La spiritualità di questo futuro beato è una spiritualità profondamente mariana. Lui diceva: la Madonna è la nostra madre che cura di tutto. E pregava come se fosse la sua mamma, era la sua mamma per lui. La sua fiducia in Maria era totale. Poi un altro capitolo che mi ha colpito moltissimo è la carità. Lui trattava i bisognosi, i poveri, come altrettanti fratelli. Li amava. E talvolta era anche persino troppo generoso, per così dire. Tanto qualcuno dei suoi familiari diceva: non deve essere tanto generoso nell'aiutare i poveri, eccetera, eccetera, no? E lui rispondeva molto bene: la carità non impoverisce nessuno, i poveri sono l'immagine di Cristo. Quindi certamente è una figura straordinaria, una figura degna di essere elevata agli onori degli altari. È un modello per i giovani, certamente.
perché anche i giovani sono chiamati alla santità.